È finito in manette uno dei presunti responsabili della morte di Biagio Zanni, l'architetto 34enne morto a Trani, mentre tentava di sedare una rissa la notte fra il 19 e il 20 settembre. Si tratta di un 19enne già noto alle forze dell'ordine per altri reati contro la persona, che è stato ora accusato di rissa e omicidio volontario in concorso con minori. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe intervenuto per difendere un amico coinvolto in una rissa in piazza Teatro con un gruppo di giovanissimi, fra i quali c'era anche il 19enne. Durante la colluttazione sarebbe però stato colpito da due fendenti al torace con un coltello a scatto e ferito ripetutamente alla testa anche col gesso che portava al braccio il 19enne. Dopo aver infierito sul 34enne ormai inerme a terra, lo avrebbero anche inseguito dopo l'intervento del fratello e di un passante che lo avevano portato momentaneamente in salvo. Solo il sopraggiungere di altri passanti avrebbe poi spinto i giovani ad allontanarsi definitivamente. L'architetto è morto però poco dopo nell'ospedale di Andria a causa della gravità delle ferite riportate. Fondamentale apporto alle indagini tuttora in corso è stato fornito dai sistemi di videosorveglianza puntati sulla zona e dalle testimonianze di alcuni testimoni coraggiosi e collaborativi. Oltre al 19enne, i militari hanno individuato anche alcuni dei minorenni che avrebbero partecipato alla rissa e che sono stati collocati presso una comunità su disposizione del Tribunale per i minorenni di Bari.